Salve. Buongiorno, caccolotti secchi. Dio mio. Ma d'altronde il buongiorno si vede dal mattino ed è orrore ciò che vedrete in questo video. Questa, signori, è la seconda puntata di Sfigaul, una serie di videi dove la nostra modella, indossatrice e portatrice di talento arraffazzonato di fama internazionale Violangela, si presta a ragazza immagine e vi mostra la pacottiglia e gli stracci per igienizzare i sanitari che le regalano a fracca dalla Cina a Corfurgone. Questa settimana spacchettiamo i sacchetti del mondezzaio di New Dress. Va bene, ci sto prendendo un po' la mano. Ammetto che alcune cose non sono male. E poi a Cavaldonato non si guarda in bocca, no? Ma andiamo a vedere nel dettaglio. In questa puntata le hanno mandato un fottio di oggettistica, ma pure quattro stracci. Cominciamo con questi quattro sboffi dei peli colorati per la testa. Ovviamente non sono peli veri, sono peli di plastica, ma sembrano proprio peli veri. Peli neri lunghi e mossi, peli rossi lunghi e mossi e, per le più eccentriche, peli lilla e peli azzurri. Tiè, ecco, vada turchino. A cosa servono questi peli? A preservarvi da un taglio o una tinta potenzialmente disastrosi o di cui non siete sicure. Comprate un ciuffo dei peli del colore e della conciatura che vorreste alla modica cifra di $5, ovvero 4 euro. Così, se guardandovi allo specchio vi sentite degli scoppini da gabinetto, fate sempre in tempo a strapparvi i peli finti dalla testa e gettarli il più lontano possibile da voi. Ma a quanto pare l'impressione che a noi tutti dà Violangela non è la stessa che dà a se stessa. Le piace! Ma restando in tema peli, che ne pensate di una fornitura a vita di peli per faccia per soli $4? Peli radi se siete tipe da ceretta integrale, peli fitti per quel tocco mediterraneo che non ti aspetti. A me piace quel tocco mediterraneo nelle donne. Peli intrecciati per le più audaci. Quando il testosterone non basta, ci sono i peli da faccia. Brava Violangela, brava! Ancora peli, ma stavolta per una funzione diversa. Ecco voi un set di scope, scopini, moci e scopettoni in miniatura per cinesi e bambole. Vedete, in Cina le persone sono molto più minute che in Italia e così hanno bisogno di strumenti per la pulizia di casa fatti su misura. Per esempio, la mia bambola di pezza Viol Shenzhen è minuscola e quindi ho pensato che sarebbe stato carino farle regalare questo set di scope per la casa. Ma in casa mia vige la parità dei sessi e anche Marmittone, che a dispetto del suo nome è cinese pure lui, scopa con gli scopini che ho regalato loro. Un dono di nozze che vi costerebbe solo $10 e ce fate un figurone. Adesso basta però, per favore, con i peli. Andiamo oltre e diamo un'occhiata a queste. Queste sono due uova di papera di gomma, perché solo una papera di gomma può espellere delle uova di gomma piuma. Questo sarà un paperotto di gomma maschio quando si schiuderà, mentre quest'altra sarà una femminuccia. Eh sì, e vedete che quest'uovo, cioè il fisichetto a clessidra, è proprio femmina. Diciamo che rispetto alle uova di papera di gomma a cui siamo abituate noi, queste sembrano più quelle de una quaglia de gomma, però ve l'ho detto che in Cina tutto è più piccolo. Sì, anche i car... selli. Ma state tranquille per Viol Shenzhen, il padre di Marmittone è giamaicano. Queste uova di papera di gomma ve le potete comprare fresche fresche a $1.50. Ci sono donne che nascono nel corpo di uomini, ci sono uomini che nascono nel corpo di donne e ci sono bestie che nascono in corpi umani. Violangela è una di quelle e per comunicare la sua bestialità si è fatta regalare dei copricapo con escrescenze a forma di recchiuzze, bombetta per chi si sente dentro un orsetto marsicano, cuffia de lana per chi nasce felino e frettoloso e col bacco per il lupo di geli de steppe de madre Russia. Avete mai avuto dei guanti magici? Violangela ora sì. Aveva bisogno di un paio di guanti de lana per il safari nel deserto che ha prenotato per agosto. Le hanno detto che la moda del momento sono i beduini del posto che si vestono con la lana anche a 70 gradi all'ombra. E poi ha casualmente scoperto che, oh, magia! Funzionano per scrollare lo schermo del telefono. La magia può essere anche vostra per soli $3. E se la vostra ambizione più grande è diventare delle guide spirituali in connessione con la foresta come Nonna Salice, che c'è sta così in connessione che è un tronco de legno, beh, non potete non rimanere affascinate da questi lacci temporali per polsi e da questa patacca di gufo intarsiata. Ma a Violangela non interessa la connessione con lo spirito del tempo e della corteccia.
pelliccia e preferisce questi anelli da falange, anelli che vi fanno sentire le dita ciccione perché non scendono. Pare che vanno una cifra de moda. E da brava money grabber, ecco un meraviglioso salvadanaio di monete antiche. Vedete? Le monetine sono tutte qui attaccate al collo. La Paris Hilton d'Egitto. Questo invece è un contenitore di oggetti portatile fatto in fibra di cartone pelosa, tipo ervellutino. E tipo in mezzo alle cuciture, così come una caciotta a colazione, c'è del materiale rosa di dubbia provenienza. È una sorta di rielaborazione cinese di una borsa peruviana. Una cosa brutta. Però guardala, a lei sto attrezzo gli piace una cifra. Mo' faccio a capire. Ma le scarpe no, queste gli piacciono, perché è vero che lei c'ha il fettone. 39 è un fettone per un'alta 1,60 m, eh? Dorme in piedi come i cavalli, sa? Un barilotto così per fare la modella c'ha gli agganci politici dietro. Le scarpe no, perché so 39, ma calzano tipo 35. E quindi Violangela si è sentita da Cenerentola, a Genova e fa Anastasia in un secondo. Concludiamo con una favolosa carrellata di abiti della collezione primavera, estate, autunno, inverno. Santona illuminata in spiaggia. 4 abiti per 4 stagioni di illuminazione spirituale. La primavera, una cacofonia di colori, fiori, profumi, trasparenze, un barocchismo arabo, un rifiniturismo estetico di leggiadra benevolenza, un che cazzo sto a dire. Estate, la leggerezza delle onde, il colore del mare illuminato dal sole, l'effetto camicia da notte a sacco di patate slabbrato. Autunno, il colore delle foglie, la geometria delle foglie, la scivolosità della stoffa, come quando metti un piede sullo sterco di cane sotto che mannaggia armanto de foglie secche non l'hai visto. Le tasche laterali che ti fanno il culone anche se non ce l'hai, e qui ce l'hai, quindi pensa. E infine, inverno, il bianco candido della neve, le frange che fanno venire da piangere, le maniche con le elastico ferma sangue, il buco che ti fanno sembrare il braccio uno zampone di Capodanno. In tema, 4 abiti, 4 stagioni. Ecco, questa è la nostra madre natura. Ora sì che siamo veramente fottuti. Ciao!